Quello che colpisce quando si arriva al Principato di Monaco è la densità del tessuto urbano e tuttavia, se si osserva bene, sui tetti e sugli edifici la vegetazione è onnipresente, senza parlare dei giardini, alcuni di fama internazionale. Cominciamo dal roseto Principessa Grace, rinnovato l'anno scorso per il suo 30° anniversario. È aperto 24 ore su 24. Oltre 6.000 rosai classificati per tema condividono i 5.000 metri quadrati del giardino. L'idea è permettere ai visitatori di avvicinarsi il più possibile. Tra ogni cespuglio di rose abbiamo realizzato dei vialetti. Sono fatti di materiale riciclato, si tratta di noccioli di pesca. Questo roseto è certificato spazio vegetale ecologico. Non utilizziamo più i prodotti chimici, usiamo essenzialmente alternative biologiche, coccinelle, sirfidi, ragni, e per curare le malattie ricorriamo all'omeopatia. Un procedimento usato in tutti i giardini e spazi verdi pubblici del Principato. Per trattare le grandi palme senza bloccare il traffico, i giardinieri si servono di droni. La cultura dei giardini nel Principato di Monaco si è sviluppata di pari passo con il turismo all'inizio del XX secolo. Inaugurato nel 1933, il giardino esotico deve la propria creazione alla passione del giardiniere monegasco Augustin Gastaud per le piante succulente. Queste piante possiedono un organo ipertrofico per lo stoccaggio dell'acqua. Oggi il giardino è diretto dal botanico Jean-Marie Solichon. Qui c'è ancora una parte delle piante di Augustin Gastaud. Ciò che rende originale il giardino esotico sono proprio queste piante ultracentenarie. Questi bei cactus dorati si chiamano cuscini della suocera. È vero che non è affatto una pianta accogliente. I nostri colleghi americani sono un po' più simpatici di noi perché chiamano queste piante barilotti dorati, che è anche più poetico. Il giardino esotico nelle sue serre ospita un conservatorio botanico e condivide materiale vegetale con altri giardini nel mondo. Eccoci di nuovo con Jean-Jacques Pinotti, in un altro giardino esotico, il giardino giapponese. È stato creato dal nulla agli inizi degli anni 90 sotto la guida di un paesaggista nipponico, Yasuo Beppu. Il paesaggista Beppu si è dedicato a seguire e ad applicare i precetti che vengono insegnati nelle scuole di Kyoto. È il regno dei miti, delle leggende, dei riferimenti alla religione. Tutto è stato calcolato al millimetro, dalla forma dei vegetali alla collocazione di rocce e ciottoli. Il paesaggista ha voluto integrare nel suo giardino un riferimento al Mediterraneo e a Monaco. È un albero antico, poiché la nozione di vecchiaia, di tradizione, di trasmissione del sapere da una generazione all'altra, in Giappone, nel giardino giapponese, è estremamente vivace. Un giapponese che viene in questo giardino ha l'impressione di ritrovarsi quasi a casa sua. A Monaco la vegetazione è anche un'occupazione privata. Se i promotori immobiliari hanno l'obbligo di fare delle terrazze sui tetti, dei giardini, gli abitanti del Principato hanno il pollice verde. Come questa famiglia monegasca. C'est ma belle-mère Brigitte qui l'a créé. De toute pièce, elle a tout fait. L'ha realizzato mia suocera Brigitte, da zero, ha fatto tutto, tutto è naturale. Abbiamo pomodori e uva biologici. Sono piante della regione, abbiamo ulivi, cactus, che richiedono poca manutenzione. I giardinieri se ne occupano ogni 2 o 3 mesi. È molto importante avere uno spazio esterno a Monaco per fuggire un po' da tutta questa urbanizzazione. In questa cornice idilliaca si conclude il nostro programma 2015. Gastronomia, estensione sul mare e giardini, potete rivedere Monaco Life sul nostro sito internet. A presto su Euronews.